Eccoci, buonasera, ritorna in diretta il punto sul coronavirus come ogni sera alle 20:20 sul canale 90 di Antenna Sud Live Teleonda. Allora, in attesa che arrivino come sempre i dati regionali, andiamo a fare un focus con quelli nazionali, ma mi preme quest'oggi iniziare però in maniera diversa, anche perché il numero merita attenzione. Sono pensate 4.025 le persone guarite in tutta Italia dal coronavirus e 1.084 in una sola giornata. Anche la Puglia ha due persone che sono guarite dal coronavirus. Queste le parole del governatore Michele Emiliano. Allora, in questi momenti molto stressanti e devo dire densi di preoccupazione, arriva però anche qualche buona notizia. Due sono i pazienti di coronavirus che si sono negativizzati, che vuol dire che sono definitivamente guariti, stanno bene, vanno a casa e non sono più contagiosi. Ve lo voglio dire perché sono piccole gocce di speranza. Piccole gocce di speranza, negativizzati due pazienti che sono tornati a casa, una notizia positiva che arriva dalla Puglia, ma ricordiamo 4.025 i guariti in tutta Italia. Le persone in totale contagiate dal coronavirus 35.713, attualmente 28.710. In una sola giornata ci sono stati 2.648 test risultati positivi. 2.257 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva. Ci sono anche, parliamo di 197 persone in più, 924 soltanto nella Lombardia ricoverata in terapia intensiva. Ecco, a tal proposito devo fare anche un passaggio, una Puglia che si dimostra molto solidale perché ha accolto due persone partite dal nord e giunte al sud per essere ricoverate nei nostri ospedali, una Puglia dunque che accoglie. Durante il trasporto però una di queste persona è morta per un arresto cardiaco, partivano proprio dal nord, precisamente da Bergamo, ed erano dirette con un volo a Bari per essere ricoverate in Puglia. Uno di questi due pazienti purtroppo è morto. A proposito dei decessi, 2.978 le persone morte da coronavirus in una sola giornata, 475, dei 28.710 persone attualmente malate di coronavirus, 14.363 si trovano in ospedale, 12.090 in isolamento domiciliare. Ecco, per chiudere un po' i numeri, su 1 milione di persone controllate in questi primi giorni di decesso, 43.000 sono state le denunce effettuate. Parliamo, è ridicolo, paradossale, il doppio quasi delle persone infette da coronavirus attualmente, 43.000 persone. Persone che hanno non preso in considerazione il decreto, sono andati oltre, sono usciti senza motivo, mettendo, e forse lo hanno anche fatto, hanno messo a rischio la vita di altre persone, un numero molto importante, 43.000 le persone denunciate. Allora, abbiamo, come sempre facciamo nel nostro appuntamento, un collegamento, andiamo subito a Lecce da Maria Teresa Carozzo. Buonasera Maria Teresa e buonasera al tuo ospite. Direttore, buonasera. Al mio fianco il dottor Luigi Mazzei. Abbiamo scelto di dare risalto oggi, di dare la possibilità, anzi, diciamo, è stato molto gentile lui di accettare il nostro invito oggi, perché il dottor Mazzei proprio ultimamente ha fatto, anche cavalcando un po' quella che è stata la polemica intorno al DEA e anche quelle che sono state le critiche mosse al presidente Emiliano, ha difeso il presidente non solo per l'operato, ma anche dicendo che tutta la critica nata intorno al DEA potrebbe forse essere strumentale. Dottor Mazzei, partiamo a gamba tesa su un argomento che interessa molto i cittadini, anche perché domani sarà aperto e restituito ai cittadini il DEA, che dovrebbe essere centro di accoglienza proprio per i malati e gli infetti di coronavirus. Beh, partiamo da un concetto principale. Questo è un momento che le polemiche devono essere messe da parte. Io, questo è stato il mio intervento principale per dire: noi dobbiamo mettere in azione tutte le potenzialità che abbiamo, e devo dire che il presidente Emiliano in questo sta dimostrando una competenza e anche
il suo modo di rapportarsi, diciamo, con i cittadini pugliesi, tranquillizzandoli e cercando di mettere in campo tutte quelle che sono le possibilità e le energie che abbiamo. Sul DEA di Lecce è una di quelle potenzialità di 200 posti letto, 160 diciamo come cura e 40 di intensiva, sono un fatto importante. E sapere che in questo momento c'è chi fa polemica su un allaccio del gas possibile o meno, a me è sembrato veramente molto strumentale. Non mi interessa andare dietro a delle ditte che hanno degli interessi probabilmente personali, ma io ho voluto approfondire, ho voluto sentire anche il presidente Emiliano, perché volevo tra l'altro anche sentire dalla sua voce insomma le sue impressioni. E devo dire che mi ha tranquillizzato sotto molti punti di vista, e i fatti si stanno vedendo con tante situazioni oggi messe in campo. Attendiamo i respiratori che arriveranno dalla Protezione Civile Nazionale, ma mettere tutto ciò che si sta mettendo in campo è veramente importante. Mi ha detto anche, mi ha spiegato, come io avevo intuito, che lì si trattava di un serbatoio di cantiere che serviva semplicemente per collaudare l'impianto di ossigeno, che poi andava tolto, rimosso immediatamente, perché quello andava rimosso, perché non può stare un serbatoio sotto un edificio con il rischio ovviamente che si può correre. Tutti sanno che nel Vito Fazzi tutto l'impianto fa capo a delle bombole che sono esterne ai fabbricati, quindi era normale continuare con quel sistema e con chi aveva ovviamente vinto una gara, anche se in prorogazio, in attesa che poi ci sia una nuova gara. Ma io credo che questo interessi poco ai cittadini, interessa che quella struttura entri in funzione, e domani inizierà in parte già ad entrare in funzione, e questo è un risultato. Dottor Mazzei, io ne parlavo proprio ieri, anche quando è uscita poche ore prima la notizia da alcune testate in merito proprio a questo particolare problema. Qualcuno ha anche detto che non ci sono le scie per i lavori e quant'altro, ma in questo momento concorda anche con me che non interessa fare polemiche, e soprattutto questo è un ruolo fondamentale dei giornalisti, ancora una volta richiamati dall'ordine dei giornalisti proprio la giornata di oggi, perché bisogna pensare al bene del paese. Quando la situazione si sarà placata è possibile fare tutte le polemiche che vogliamo, ma non si può bloccare il lavoro, il tanto lavoro che si sta facendo a livello regionale, per poter fare qualche like in più. Non so se è d'accordo con me o meno. Perfettamente d'accordo, sono in linea con ciò che state affermando, ed è quello che io faccio ogni giorno. Cerco anche di tranquillizzare i tanti amici che ovviamente sono allarmati di una situazione che concretamente sta preoccupando la nazione e anche noi, perché oggi 475 morti, con tutto ciò che sta avvenendo in Italia, non è pensabile in questo momento dividersi sui 600 euro o meno, su qualcosa che può arrivare o non può arrivare. È stata fatta una manovra di tampone di 25 miliardi, secondo me quello che era possibile, ciò che è contenuto ovviamente è prettamente riferito alla questione emergenza sanitaria, che è prioritaria. Senza la vita non potremo, e la salute, affrontare il lavoro. Per il lavoro si sta iniziando a tamponare, quelle sono misure ovviamente tampone, anche alcune sono importanti, devo dire, che vedranno i frutti nel tempo, ma che probabilmente oggi servono diciamo semplicemente come effetto tampone. A noi interessa superare questo momento, che è un momento delicato, rispettando quelle che sono le regole che ci sono state impartite. Ci sono degli errori a livello ovviamente di procedure nazionali. Io per esempio oggi abbiamo dato un dato, quello dei fermati e dei sanzionati, è un fatto grave, però anche qui a monte c'è un errore, perché nella chiusura totale si chiudono i negozi, i bar, gli uffici, i pub, tutto ciò che può portare all'aggregazione, e si fermano le squadre di calcio professioniste, di basket, sci, Formula 1, e noi pensiamo che sia importante in questo momento consentire di fare jogging per uscire da casa. Quello secondo me andava fermato subito. Non è possibile in questo momento, che il contagio è al massimo, consentire ulteriori veicoli. Dobbiamo essere attenti in questo. Stare in casa è fondamentale, è l'unica cura.
Tra l'altro, direttore, il progetto Puglia, il modo in cui il presidente Emiliano ha affrontato da subito l'emergenza coronavirus, è diventato un progetto noto a livello nazionale, tant'è vero la visibilità che il presidente ha quasi giornalmente come ospite anche di quelle che sono le testate nazionali, quindi delle tempistiche attuative, ma soprattutto molto apprezzato è stato anche il modo con il quale il presidente Emiliano ha sdoganato un nuovo modo di fare comunicazione, le sue dirette costanti, non esimersi dalle domande incalzanti anche dei follower a cui ha fatto riferimento lei, quindi essere presente non solo sul territorio ma dare le risposte direttamente alla gente in modo costante. Ma Emiliano Mattei, un nuovo modo di fare, dando il suo numero anche di telefono, Maria Teresa, e si è sempre dimostrato disponibile ancora di più in questo contesto, è vero. Tant'è vero che anche durante le dirette Facebook, che raggiungono e superano le 5.000 persone collegate in quel momento e superano le 250.000 visualizzazioni, che sono dei numeri importantissimi per chi studia il social manager, insomma è un modo di sdoganare nuovo, dando in diretta anche a questi 5.000 utenti il proprio numero di telefono. Insomma, la politica che esce lealmente dai palazzi nel momento di emergenza e va nelle case della gente per assicurarla. Tutti sanno che sicuramente io non sono stato mai un amico di Michele Emiliano, ma in questo momento io devo riconoscere la sua competenza, il suo rapporto con i cittadini. Siamo stati fortunati ad avere presidente Michele Emiliano in questo momento, perché sta dimostrando di precorrere anche i tempi a livello nazionale, portando dei principi e agendo quasi di anticipo rispetto a quelle che sono le scelte successive. Voglio dire, cioè in questo momento noi stiamo subendo ciò che è avvenuto, ci sono stati degli errori a livello nazionale, come quella chiusura della Lombardia con la fuga iniziale e poi la fuga continua fino ad oggi, devo dire anche se centellinata, di queste persone che ritornano. Comprendiamo le famiglie, che ovviamente chi ha un figlio lì è una famiglia è preoccupata, chi ha lo studente lì è preoccupata, quindi sono tutte cose comprensibili, ma che vanno affrontate con serietà, e quello è quello che è stato fatto, impedendo poi l'uscita da casa di queste persone che sono ritornate. Dobbiamo comprendere che è in ballo la vita dei nostri cari, delle persone che ci sono vicine. Al di là di tutto, questa è la preoccupazione principale. E dobbiamo lottare sapendo di avere un'arma, quella del evitare il contagio. Ed evitare Dottor il contagio Mazzei. Significa rimanere a casa. Sì, allora a proposito di questo, anche ritornando a quello che stavamo dicendo prima sulle notizie, su come la stampa sta trattando questo caso in questi giorni, è bene anche sottolineare che ci sono 1250 medici disposti, anzi lo stanno già facendo, che stanno tornando dall'Africa. Partiamo di epidemiologi, virologi e anestesisti, persone che stanno partendo dalle loro missioni, perché c'è una missione più importante nella loro terra. Stanno tornando anche in Puglia, parliamo in totale di 1250 medici. Queste sono anche le notizie da dare, non soltanto i decessi e quelle che sono le presunte falle del sistema sanitario, del sistema che sia del governo regionale o del governo nazionale. Bisogna anche dare queste notizie, lo vediamo dalle persone che si affacciano dai balconi ogni pomeriggio alle 18 per cercare di urlare anche con la musica un pizzico di speranza. Allora il ruolo dell'informazione in questo caso è anche questo, dare le notizie positive. Parliamo di 1250 persone che sono disposte a tornare dall'Africa, dove attualmente erano in missione, nella nostra terra, così come mi piace sottolineare il lavoro di 30 casalinghe di Sternatia, che hanno fatto in un solo giorno la bellezza di 2500 mascherine e le hanno regalate in un momento dove ci sono persone che sulle mascherine speculano. Queste sono anche le notizie positive da dare. Una Puglia, un'Italia che si abbraccia senza colori politici, e anche in questo caso lo ha dimostrato lei, che va avanti per l'interesse del Paese. Direttore, io vorrei anche tornare fare un passo indietro, perché ovviamente lei sa che io mi occupo di politica e il dottor Mazzei ha fatto un passaggio che vorrei lui approfondisse, anche del rispetto che chi ci guarda da casa conosce lui, conosce noi, sa quindi il nostro ruolo. Dottor Mazzei, lei ha detto: tutti sanno che io non sono in realtà amico di Emiliano. In passato non sono mai stato un grande amico di Emiliano, perché voglio dire, io ero militavo in una situazione centrista, ma ero dall'altra parte. Ma da un po' di anni che mi sono avvicinato
Era questo il passaggio che volevo fare, perché il dottor Mazzei, laddove si fosse andata a votazione alle regioni per eleggere il governatore a maggio, il dottor Mazzei si sarebbe candidato a supporto del governatore Emiliano, quindi mi interessava chiarire questo passaggio. Sì, assolutamente, perché comunque ritengo che appunto sia una persona che stia dimostrando con i fatti il suo impegno per il territorio. E questo è quello che la gente vuole vedere. E lo Quindi sta lo sosterrà quando saranno le elezioni? Assolutamente sì, lo sosterrò e sarò candidato al suo fianco, perché credo che quello che sta facendo lui per i pugliesi meriti una nostra attenzione ancora maggiore. Dottor Mazzei, crede che quello che sta accadendo sia a livello regionale che a livello nazionale cambierà gli aspetti della politica? Le persone avranno ancora fiducia in quelli che sono i neofiti della politica o si tenderà a tornare a quelli che sono i partiti capisaldi, i politici di professione, ma coloro che alle volte spesso riescono anche a interpretare le emergenze e a dare delle risposte immediate? Insomma, secondo lei gli italiani, i pugliesi sono stati delusi da tutti i neofiti della politica? Beh, io mi permetto di fare una riflessione con voi. Se in questo momento questa emergenza doveva gestirla, e con tutto il rispetto della persona, ma il presidente La Ricchia, io non mi sarei sentito al sicuro e non avrei avuto sicuramente la certezza, la competenza che oggi sta dimostrando in questo momento Michele Emiliano, con 10 anni di sindaco, con 5 anni di governatore di Puglia. È chiaro che serve l'esperienza per essere a certi livelli nelle istituzioni. Io credo che la politica abbia bisogno ovviamente di persone credibili, di persone che sono nel territorio, abbia bisogno ovviamente di un rapporto diretto con il cittadino, ed è questo quello che stiamo cercando di creare, ma diciamo soprattutto far venire anche alla gente questo orgoglio italiano, non solo pugliese, perché direttore faceva bene a richiamare l'attenzione sull'italianità in questo momento, sull'orgoglio di essere italiani. La nostra sanità, che è così bistrattata e molto spesso per un caso su un migliaio che sono andati bene creiamo i casi durante la normalità, oggi va detto che è una sanità d'eccellenza mondiale. Siamo tra le prime 4 nazioni al mondo che garantiscono una sanità sociale pubblica per tutti. Immaginatevi un attimo quello che sta succedendo in altri posti, anche l'America è dietro di noi, perché lì la sanità è a pagamento, lì il ricco potrà sicuramente beneficiare di cliniche d'eccellenza, però c'è un ceto medio che è in seria difficoltà. Allora comprendiamo quanto è importante la scelta sociale e sanitaria fatta dall'Italia, che oggi sta dando i suoi frutti. Anche questa è italianità, orgoglio nazionale. Specifichiamo che il riferimento che ha fatto il dottor Mazzei all'ipotesi La Ricchia, per chi non dovesse saperlo, era l'ipotesi di un candidato presidente 5 Stelle, che La Ricchia è l'attuale consigliera 5 Stelle in regione. Grazie, bene, sottolineava anche l'italianità, è un periodo in cui bisogna veramente sentirsi uniti. Volevo chiederle, ma secondo lei c'è stata anche qualche falla, il caso più eclatante, la fuga di notizie di un decreto o addirittura la bozza completa del decreto? C'è stata qualche falla che ha ostacolato un po' il lavoro in questi giorni? Diciamo di sì, sicuramente lo abbiamo anche detto prima, no? Sono dei provvedimenti che molto spesso stanno cercando di seguire l'onda, seguire quello che sta avvenendo, avvengono con qualche giorno di ritardo e lì la fuga di notizie è stata ovviamente un elemento, ma era frutto di un sistema anche lì, perché non c'era più l'incontro fisico tra tutti i governatori d'Italia, ma era in teleconferenza, poi bisognava mandare per il parere il decreto prima della firma, e in quel momento c'è stato il crack, perché alcuni presidenti che facevano capo a Salvini hanno passato la notizia, quella notizia è andata in circolo creando la fuga. Però al di là di queste palle, anche qui bisogna dire la verità, anche Conte si sta dimostrando un uomo solo in questo momento, con una grande responsabilità, e non è il momento degli attacchi. Io lo dico a tutti, anche coloro che sono scontenti, perché è naturale che in questo momento
non ci siano le risorse per andare a far ripartire l'economia in un momento ancora in cui non possiamo nemmeno uscire da casa. Ci sarà il momento di discutere di quello, ci sarà il momento in cui l'Europa dovrà fare la sua parte, ci saranno i momenti di discussione, ma questo è il momento anche qui di essere vicini al Premier Conte, che sta affrontando, io credo, una pandemia, per quello che mi riguarda, mai vista in Italia da quando io sono in vita, e con una difficoltà estrema perché ha un contagio altissimo. Quindi riconosciamo anche queste difficoltà di chi deve gestire in questo momento una città, un paese, una nazione o una regione, come avviene con Assolutamente Emilia. Sì. Sì, 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 d'accordissimo. Tra l'altro ci tengo anche a sottolineare un aspetto che si sono dimostrati invece, non tutti, assolutamente, però ci tengo a sottolineare queste notizie per cercare di richiamare alla responsabilità tutte quelle persone che finora hanno preso un po' alla leggera la situazione. In apertura di trasmissione dicevo che su 1 milione di persone controllate per strada dalle forze dell'ordine in questa settimana, ci sono state 43.000 denunce. Se andiamo anche ad analizzare il dato dei decessi da coronavirus, ricordiamo che i decessi sono 2.978 ad oggi in Italia, oltre la metà dei decessi sono di uomini. Perché questo è un dato che potrebbe far riflettere, no? Perché la donna è quella più premurosa, che si dota della mascherina, che sin dal primo momento è rimasta chiusa in casa, un po' più spavaldo l'uomo. Ma a questo bisogna dire che ci sono state 5 persone, uomini giovani tra i 30 e i 39 anni, deceduti, ma con patologie pregresse. Quindi ancora una volta sottolineare che bisogna cautelarsi, soprattutto le persone anziane e i bambini, perché ai bambini è difficile soprattutto cercare di capire lo stato del virus qualora dovessero venire contagiati, mentre per gli anziani abbiamo visto che si è dimostrato molte volte letale. Su tutti i casi, soltanto 5 tra i 30 e i 39 anni con patologie pregresse. Linea. Direttore, tra l'altro il dottor Mazzei è un dirigente proprio della Regione Puglia, e io volevo far vedere anche il palazzo della Regione Puglia dall'interno, attraverso quelli che sono i suoi racconti. In che modo vi siete prevenuti? State cercando di prevenire anche il contagio all'interno degli uffici? Quali sono i sistemi di sicurezza che state adottando? Immagino quelli che stiamo adottando anche noi, mascherine, guanti, nel rispetto anche ai nostri telespettatori, ma c'è qualcosa in più che state facendo? Beh sì, ci sono delle misure anche qui per contingentare l'ingresso, perché adesso sono sospese tutte le attività, diciamo, ordinarie dirette, nel senso che il cittadino che ha proprio necessità di dover accedere negli uffici, bisogna ovviamente che ci siano delle aree dedicate con il metro di distanza, anche in caso di attese o di code, che ci sia sempre la distanza di sicurezza tra chi viene all'interno della regione. Ma soprattutto devo dire che sono stati messi in congedo ordinario tutti i dipendenti non necessari, si sta avviando anche lì la possibilità del lavoro agile, quindi del lavoro da casa, per quelle che sono possibili come attività. Quindi anche qui c'è uno svuotamento dei 300-260 circa dipendenti operativi che ci sono, adesso saremo una ventina quelli che mantengono i servizi essenziali e che comunque, almeno a livello anche telematico e informatico, cerchiamo di dare le risposte ai cittadini che hanno bisogno di avere delle risposte in tempi urgenti. Quindi dei cambiamenti reali anche nella quotidianità. Tra l'altro, proprio parlando di cambiamenti nella quotidianità, è bene anche comunicare ai nostri telespettatori che proprio oggi è arrivato un comunicato stampa del sindaco Salvemini, il quale comunica anche una modifica in quella che è la raccolta differenziata. Quindi in tutte quelle abitazioni che hanno avuto la sfortuna di avere un contagiato o qualcuno messo in quarantena, le famiglie non dovranno più fare la raccolta differenziata, ma mettere tutto all'interno di un unico sacco, che sarà poi raccolto direttamente senza provvedere alla raccolta differenziata. Questa serve proprio per smaltire anche il sistema e per evitare che più persone possano toccare diversità sacchi toccati poi dalla famiglia dove c'è stata una persona che ha contratto il coronavirus.
Maria Teresa, sì, perfetto, questa notazione è molto anche giusta, questa osservazione fatta da Salvemini. Intanto vi interrompo per un'ultima ora che è appena arrivata, battuta dall'ANSA. Con l'Italia che ha superato anche la Cina per il numero di morti in un solo giorno, come detto in apertura 475 sono le vittime delle ultime 24 ore, 319 delle quali in Lombardia, il governo valuta la possibilità di prorogare oltre il 3 aprile le misure in atto e si prepara a varare una nuova stretta per tentare di arginare il comportamento scorretto di chi ancora continua a spostarsi senza motivo, vanificando il sacrificio imposto a milioni di italiani e lo sforzo immane del sistema sanitario per contenere il virus. La ministra dei trasporti, Paola De Micheli, ha già firmato il decreto che definisce nuove limitazioni nei trasporti ferroviari e marittimi, merce escluse per tutto il paese e in particolare nei collegamenti verso la Sicilia e la Sardegna. E l'esecutivo sta anche lavorando ad un nuovo DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che potrebbe riguardare non solo le attività all'aperto, oggi consentite, ma anche prevedere misure più restrittive per i supermercati, per i bar, nelle stazioni di servizio cittadine e gli uffici. Ricordiamo che per esempio le stazioni di servizio che si trovano sulle autostrade, sulle strade, sulle superstrade, possono restare aperti i bar per le stazioni di servizio. Invece a Bari il sindaco o comunque hanno provveduto a far chiudere i bar delle stazioni di servizio proprio nella giornata di oggi. Dunque, dice, dobbiamo prendere in considerazione la possibilità di porre il divieto completo di attività all'aperto, questo lo ha detto il ministro dello sport. Abbiamo lasciato questa opportunità perché ce lo consigliava la comunità scientifica, ma se l'appello di restare a casa non sarà ascoltato saremo costretti anche a porre un divieto con un altro divieto. Dunque si parla ancora una volta di la possibilità di prorogare oltre il 3 aprile, ma con altre restrizioni. Insomma, dottor Mazzei, altre restrizioni e la possibilità di prorogare ancora oltre il 30 aprile, come ha appena detto il nostro direttore, una misura quasi obbligata, visto anche l'introduzione che ha fatto anche lei facendo riferimento a tutti gli sportivi che immediatamente sono scoperti sportivi in questi giorni. Sì, appunto, c'è bisogno ancora di una stretta ulteriore perché dovremo attendere questo picco che ancora non arriva. Ci auguriamo che arrivi quanto più basso è possibile, ma insomma le stime, parliamo della nostra Puglia, sono quelle delle 2000 unità che potremmo riuscire a sopportare. Oggi c'è anche questa novità della solidarietà che stiamo dimostrando alla Lombardia, chi è in difficoltà in questo momento, perché sicuramente avremo bisogno, se nel malaugurato caso saremo anche noi portati ad avere l'overbooking, quindi aver pieno tutti i posti praticamente poi a disposizione, a doverci rivolgere anche noi ad aiuto agli altri. Quindi la solidarietà nazionale in questo momento deve anche essere quello un elemento importante, ma una stretta ulteriore secondo me va fatta, perché il rischio effettivamente è ancora molto alto, nella speranza che questo virus poi sia anche termolabile, così come tutti abbiamo auspicato e in genere è stato così. E con l'arrivo del caldo di quei 25-26 gradi possa portare via poi questa possibilità di contagio al minimo. Tra l'altro, direttore, il dottor Mazzei è coordinatore provinciale di Puglia Popolare, quindi loro hanno una rete di amministratori nel Salento e in Puglia ovviamente, ma noi qui adesso oggi parliamo del Salento, una rete di amministratori da sindaci, assessori a consiglieri che si stanno mobilitando anche per essere attivi e operativi in questa che è l'arginare il virus, l'espandersi del virus coronavirus, di questa pandemia. Dottor Mazzei, in che modo i vostri amministratori stanno cercando anche di sollecitare cittadini? Allora guardi, veramente sta avvenendo l'incredibile, io devo fare il plauso a tutti i primi cittadini del Salento anche per come si stanno comportando, ma io noto i nostri amministratori in maniera particolare, chi si prodiga addirittura all'acquisto delle mascherine da distribuire gratuitamente come avviene a Salice, chi è stato immediatamente con videomessaggi a richiamare l'attenzione anche di tutti i cittadini, anche con il piccolo comune come Cannole, andando poi a sanificare tutte le strade, cercando di diciamo, ripetere la sanificazione per richiamare l'attenzione anche in questo caso, come il sindaco anche Salvemini qui a Lecce, che va nei parchi e va nei luoghi per cercare di far comprendere, insomma, e verificare sul posto la situazione.
un po' tutti gli amministratori, devo dire, stanno vivendo un momento difficile, raccolgono le segnalazioni di coloro che purtroppo non ascoltano, con i vigili fermano anche e cercano probabilmente anche in maniera, diciamo, diretta e bonaria, conoscendo il cittadino uno per uno, richiamandolo verso l'attenzione che merita la situazione. Quindi è chiaro che è una rete complessa che si è messa in atto, ma che non deve passare il messaggio che a noi non ci tocca, perché questo è l'errore. Se uno pensa che da noi non arrivi, non si rende conto che noi abbiamo purtroppo in incubazione, lo vediamo ogni giorno con i dati che arrivano, gli ultimi di ieri sono stati 87 nuovi casi in Puglia, noi attendiamo il resoconto questa sera, ma rischiamo di avere lo stesso numero se non superiore, e quindi questo trend che continua a salire dai 400 casi ai 500 eccetera, con la preoccupazione secondo me di arrivare a lunedì prossimo a superare i 1000 casi, e quindi sarà ovviamente già oggetto di attenzione per comprendere se la settimana entrante può essere quella giusta perché si fermi il trend in salita. Questo è quello che dobbiamo tutti quanti sperare, ma lo possiamo fare aiutando con i nostri comportamenti. Questo è il richiamo che dobbiamo fare a tutti. Maria Teresa, allora io sono in attesa ovviamente del bollettino ufficiale, quello che di solito arriva alle 20:30, attualmente non è ancora arrivato, però leggo un'email che ha mandato Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, che dice che il dato relativo alle persone residenti nel comune di Lecce risultate affette dal coronavirus è il seguente: al momento ci sono 46 concittadini, o meglio il sindaco Salvemini è vicino a 46 concittadini. E ascoltiamo il perché. In questi giorni, dice il virgolettato, stiamo percorrendo la fase ascendente di quella curva che vediamo spesso rappresentata nei resoconti televisivi e nelle analisi che restituiscono la dinamica del contagio. Come ci spiegano gli epidemiologi incaricati di affiancare le istituzioni regionali e nazionali nella gestione dell'emergenza, l'aumento che registriamo in questi giorni era un fenomeno previsto ed è proprio in ragione di esso è che a tutti noi è stato chiesto di trascorrere queste settimane restando a casa. Meno occasioni di contagio offriamo al coronavirus, prima riusciremo a frenare la crescente dei numeri e far entrare la curva in una fase di stabilizzazione, poi si spera discendente. Vi informo che nel comune di Lecce al momento abbiamo 16 persone che risultano positivi al coronavirus, di cui 2 sono ricoverati, mentre gli altri sono in terapia domiciliare, costantemente seguiti dai sanitari. Abbiamo inoltre 46 concittadini sottoposti a quarantena. Questo è il dato relativo solo ed esclusivamente alla città di Lecce. Attualmente sto aggiornando le mail dalla regione, non è ancora arrivato nulla. Maria Teresa. Direttore, noi alle nostre spalle, come vede, come ormai è abitudine, scegliamo per i collegamenti da Lecce una zona sempre centrale anche per rappresentarvi in che modo è cambiata la città. Come vedete siamo proprio a 2 passi da Piazza Mazzini, queste zone via Zanardelli, e alle nostre spalle un aspettare Lecce, però mai come in questo periodo, diciamo, bravissimi leccesi, e brava, bella Lecce anche così vuota e spenta, perché meno persone ci sono in giro, più è vicino la possibilità di uscirne fuori. Assolutamente sì, devo dire che onestamente le città sono vuote, passando dalle piazze in questo momento per arrivare anche qui a Lecce ad incontrare voi, le piazze erano completamente vuote. Diciamo che ci sarà quel 3-4% di persone che ancora non hanno voluto comprendere di quello che stiamo purtroppo vivendo come crisi sanitaria, ma in generale devo dire che il comportamento civile e sociale dei nostri cittadini è buono. Tra l'altro noi non viviamo in un regime, perché molti hanno fatto il paragone, sì ma sai in Cina eccetera, ma ovviamente i regimi hanno altri modi per poter fermare ovviamente ogni situazione di trasgressione. Da noi cerchiamo prima di far comprendere democraticamente quali sono le possibilità, poi abbiamo pian piano elevato la soglia di attenzione fino ad arrivare, giustamente, come ha fatto il Presidente Emiliano, a prevedere l'arresto per chi in quarantena dovesse uscire da casa, perché quello è veramente
un modo, insomma, errato di potersi rapportare con il proprio territorio, soprattutto se sei rientrato da zone a rischio. Ecco, su questo dobbiamo essere tutti quanti convinti che si sta facendo l'impossibile, avendo fiducia nella nostra sanità, avendo fiducia nelle istituzioni e augurandosi che il cittadino continui con questo modo corretto, almeno qui da noi, perché rispetto, ecco, questo è il ragionamento che volevo portarvi come riflessione: se in Lombardia è accaduto quello che è accaduto, è perché effettivamente inizialmente non si è pensato che poteva accadere un contagio così alto e così improvviso. Diciamo che per noi pugliesi e salentini è stata una fortuna, in quanto i provvedimenti sono arrivati quasi in contemporanea con i primi casi che avvenivano in Puglia, di ritorno tra l'altro da Codogno, quello di Torricella che poi è già guarito, ma ci ha consentito effettivamente di chiudere la possibilità di contagio al minimo. Quindi noi dovremmo essere nelle condizioni, se continuiamo con questo comportamento corretto, a non arrivare alla soglia pericolosa di quei 2000 casi che, ci dice il presidente Emiliano, siamo in grado di sopportare come sanità pugliese. Ecco perché è importante continuare così, perché potremmo spezzare questa catena di morte che si è abbattuta sul nostro territorio. Dottor Mazzè, non sarebbe il caso di fare i tamponi a tutti, così come si sta provando a fare in Lombardia? La Regione Puglia economicamente, secondo lei, non riuscirebbe a sostenerli? Perché fare i tamponi a tutti, anche a coloro che non manifestano dei sintomi, ma che secondo i medici potrebbero essere dei portatori sani del virus stesso, vorrebbe dire arginarlo totalmente. Questa era una cosa che aveva dichiarato Zaia, che io ho sentito ieri sera. Inizialmente voleva farlo a tutti i veneti, poi si è reso conto che non era possibile questo tipo di attività e lo ha ristretto a tutti gli operatori della sanità del Veneto. Stessa cosa ha dichiarato Emiliano ieri sera, nella stessa trasmissione che abbiamo ascoltato tutti insieme, quindi i tamponi verranno fatti a tutti i dipendenti della sanità, ma onestamente la capacità di laboratorio di leggere le analisi saranno al massimo di 2000 al giorno, quindi è impensabile per 4 milioni e mezzo andare a fare questo tipo di lavoro. No, ma tra l'altro, scusate se vi interrompo, è giusta l'osservazione, ma proprio nella giornata di oggi Pierluigi Lopalco, che si sta occupando di portare avanti il lavoro della task force regionale, dice: fare il test a tappeto su tutti gli asintomatici indiscriminatamente sarebbe un inutile spreco di risorse. La strategia importante è, ancora una volta, identificare i casi, risalire ai contatti e tenerli a casa in modo da bloccare la catena di trasmissione. Questo è quanto dice Pierluigi Lopalco, coordinatore della task force della Regione Puglia per l'emergenza coronavirus. Secondo l'epidemiologo dell'Università di Pisa, che tra l'altro comunque è un salentino, il tampone per rilevare la presenza del virus non va fatto a tappeto, come ad esempio avviene in Veneto. Cosa dice davvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Lopalco dice: semplice, fate il test a tutti i casi sospetti. I casi sospetti sono i casi che hanno sintomi gravi o che hanno sintomi anche lievi, ma che sono stati in contatto con un caso confermato. Quindi l'OMS non dice di fare i test a tutti, ma solo a coloro che hanno sintomi. È esattamente quello che ci sta facendo, ad esempio, che si sta facendo in Puglia, dove il test è garantito a tutti i casi sospetti ed è stato esteso anche agli operatori sanitari, anche asintomatici, che siano stati in contatto con un caso. Questa è la precisazione. Noi ci affidiamo alle parole, alle giustificazioni che vengono date da fonti ufficiali, come in questo caso Pierluigi Lopalco, organizzatore della task force. È perfettamente in linea con la riflessione che io facevo, ma chiaramente esatto. Non può essere che così, altrimenti noi sbaglieremo. Dobbiamo invece stare molto più attenti con ciò che noi facciamo quotidianamente, quello che ci chiedono sempre: attenzione sulle superfici quando ci poggiamo, se non poggiare altre persone, lavarsi le mani. Io, ecco, sull'uso della mascherina invece sarei un po' più convinto, ho sentito molte tesi da questo punto di vista, però comprendo che non ci sono state per tutti, ma dobbiamo arrivare a dotare tutti della mascherina, perché anche uscire, è vero quello che si dice, che chi ha ovviamente un portatore deve mettere la mascherina per evitare sugli altri, ma
ma è anche il fatto di potersi proteggere con una mascherina, che è utile. Quindi è chiaro che abbiamo compreso che non ce n'erano per tutti e oggi si sta tentando di coprire anche questo gap. Una volta coperto il gap, anche la mascherina secondo me è un elemento utilissimo per tentare di frenare il possibile contagio. Allora Maria Teresa, già che ci siamo, ecco, per un'altra domanda, mi è arrivato in questo momento, probabilmente è arrivato anche a te, un messaggio. Visto il grande interesse con i colleghi parlamentari di Forza Italia della Puglia, abbiamo pensato di chiedere le osservazioni utili a migliorare il decreto Cura Italia. Secondo noi c'è molto da fare e molto di ciò che è contenuto non lo condividiamo, quindi dunque si fanno delle osservazioni. A proposito, dottor Mazzei, cosa pensa di questo decreto Cura Italia? Beh, guardi, allora io devo dire che ovviamente era prettamente incentrato sull'emergenza sanitaria, quindi ovviamente consentire l'assunzione di medici, infermieri, tutto il personale sanitario che serve, tutto in deroga, la possibilità di poter fare ciò che fino ad oggi non c'era, i respiratori, gli acquisti, eccetera. Bene, detto questo, che era la parte principale, si è iniziato con una serie di provvedimenti che non potevano essere il toccasana e la soluzione di tutto. Ci sono delle cose che secondo me devono essere migliorate e lo saranno, perché sappiamo benissimo che le partite IVA e i piccoli imprenditori e le piccole e medie imprese sono il volano di questa nazione. Quindi bisognerà assolutamente aiutarle in ogni modo appena usciamo da questa crisi sanitaria. Secondo me posso solo leggerla come una misura tampone, quella che c'è stata, che ha due elementi. Quella delle 600 euro che, voglio dire, per alcune partite IVA possono essere risibili, per altre no, e soprattutto la possibilità dell'accesso al, diciamo, al fondo di garanzia presso le banche con piccoli crediti fino a 3.000 euro che verranno coperti con garanzia dello Stato all'80 o al 90% se con Confidi. Quindi questa è un'altra iniziativa per avere un po' di denaro liquido, quelle 3.000 euro per poter andare avanti in questo periodo di emergenza. Diciamo che sono provvedimenti sicuramente tampone, poi bisognerà rimettere in sesto un'economia che parte soprattutto anche con gli acquisti, e oggi ci dobbiamo proteggere con gli acquisti italiani in un momento in cui, diciamo, esistono delle dogane ormai veramente, delle frontiere chiuse ovunque. Dobbiamo cercare di fare tesoro anche di questo. Compriamo italiano, facciamo ripartire il mercato italiano, e io, così come credo, lo hanno anche questo decreto battezzato come il decreto di marzo, dovrebbe avere ovviamente dei correttivi e delle risorse ulteriori da poter mettere in campo, soprattutto in questo settore economico, perché superata l'emergenza sanitaria entreremo in campo in quello economico, che è fondamentale. E io aggiungerei, direttore, non soltanto compriamo italiano, ma compriamo salentino, perché noi abbiamo la fortuna di avere tante aziende che producono veramente dei beni d'eccellenza. Ricordiamo le aziende del caffè, ricordiamo le aziende ovicole, insomma abbiamo talmente tanti prodotti che noi potremmo vivere soltanto delle nostre risorse salentine. Tra l'altro mi piace anche che nel nostro territorio siano partite diverse iniziative, come per esempio la domenica il contadino a casa tua, fa parte appunto delle tante iniziative per dare la possibilità a molti poter consumare prodotti a chilometro zero. Allora io ero in attesa di qualche dato ufficiale da parte della regione, che però rispetto all'orario solito non è arrivato, quindi non vi trattengo altro, dobbiamo anche dare la linea alla rete, vi passo la linea per avviarci alla conclusione. Grazie mille, direttore, anche perché, come vede, qui c'è un venticello che non è proprio un vento africano, anzi è abbastanza malare poi alla fine, perché magari un'influenza normale potrebbe crearci un problema. Non vorremmo che poi una banale influenza presa oggi per un raffreddore possa essere poi scambiata per un coronavirus. Quindi io ringrazio il nostro ospite, il dottor Luigi Mazzei. Grazie mille, dottore. Grazie a voi e soprattutto un in bocca al lupo a tutti quanti noi, perché abbiamo bisogno. Eccoci qua, sì, siamo arrivati alla fine, stavo cercando di aggiornare dunque quella che le mail per vedere comunicazioni ufficiali dalla regione. Ringrazio Maria Teresa Carrozzo come sempre, ringrazio il suo ospite il dottor Mazzei di Puglia Popolare. Non ci sono dunque comunicazioni ufficiali, a me dispiace molto, anche perché
che andiamo in onda in questa fascia oraria proprio per cercare di darvi le notizie utili come di consueto. Allora facciamo così, vi posto sulla pagina Facebook Antenna Sud Live Teleonda quello che sarà il bollettino ufficiale che ci arriverà. Appena ci arriva lo pubblico lì per tutti gli aggiornamenti, dunque consultate quella che è la nostra pagina Facebook oppure il sito antennasud.com dove ogni giorno vi teniamo aggiornati con tutti i dati. Dunque niente da fare, non ci sono comunicazioni ufficiali almeno per il momento. Ecco, prima di chiudere ne approfitto per fare alcune precisazioni, per esempio attenzione perché è vietato uscire in barca o fare delle nuotate al mare, questo perché tra le tante persone denunciate gran parte hanno detto stiamo andando a farci un giro in barca o stiamo andando a farci due bracciate. Assolutamente no, perché andare in barca, dunque recarsi in una località marina, è consentito solo e soltanto a due categorie di persone: quelli che vivono in barca, se volete dunque prendetevi una barca e spostatevi la residenza in barca, oppure quelle persone che lo fanno per lavoro, quindi pescatori, però non è che dite sono pescatore, bisogna comunque dimostrarlo, avere certificato. Ancora, attualmente non è, domani sarà dunque San Giuseppe, se qualcuno ha intenzione di fare un falò è soltanto un delinquente perché sarà denunciato, non è possibile fare falò, si stava vedendo in giro la possibilità anche di nascosto in alcune viuzze di organizzare piccoli falò come da tradizione. Non è consentito quest'anno, non fatelo e auguratevi di poterlo fare il prossimo anno, va bene? Che cosa dire altro? Sì, concludo con una notizia di San Nicola, proprio perché qualcuno ha violato il decreto andando anche oltre, facendo altro, e ha ben pensato molte volte di recarsi con la scusa del cagnolino o qualcuno è uscito anche con la gallina al guinzaglio o il gatto, di andare a farsi un giro in piazza e sedersi sulla panchina. E il sindaco, come gesto, il sindaco Piccione, come gesto di ancora una volta di richiamare alle responsabilità dei suoi cittadini, ha fatto smontare le panchine in piazza. Quindi se andate a San Nicola, se siete residenti di San Nicola, non avete più scuse nemmeno per sedervi sulla panchina, perché il sindaco ha smontato pure le panchine. Bene, io non ho davvero altro da dirvi, ma più che altro non abbiamo più il tempo a nostra disposizione. Il bollettino dunque ve lo riporto sulla pagina Facebook di Antenna Sud Live Teleonda quando arriverà quello ufficiale della regione. A tutti voi una buona serata, ci rivediamo come sempre domani alle 20:20.